Siamo qua con Sonic Souls. Cambiamo personaggio, prendiamo Classic Sonic. Che penso sia solamente una skin di Sonic. Non penso abbiano tolto anche la spinta così. Sì, infatti è solo una... infatti è proprio solo un altro modello 3D per Sonic. Non è nulla di fantastico. Vabbè, in realtà già il fatto che sia un nuovo modello 3D non è male. Cioè, vuol dire, non è che fa schifo, Anzi, cioè, da apprezzare il lavoro dietro al fatto che sia un nuovo modello 3D, no? Rifare il modello... non so se è ripato o è proprio nuovo. Forse l'ha preso pari pari da Generation. Non vorrei che una cazzata, però. Allora, comunque andiamo qua. Come si questo gioco qua, diciamo che io vi sconsiglio di prenderlo, perché tanto è gratuito, lo trovate sul sito ufficiale. È un po' difficile trovare l'exe, però se scavate bene, cercate proprio exe nella ricerca, lo trovate a udk.exe. Perché appunto il gioco è ancora in fase proprio... proprio iniziale, no, ma cioè ancora in alfa, quindi non hanno ancora perfezionato tutto, c'è molto molta roba rimasta della Real Development Kit. Appunto comunque è diventato pubblico, quindi, da un pezzo è diventato pubblico, quindi la gente può anche non... c'è poche, non c'è buone, cioè è accessibile a tutti praticamente, chiunque volesse proprio divertirsi con la via. Può farlo, cazzo quanto va lento. Un po' Fraps sarà, è un po' il gioco, ma porca puttana. Ecco, il fatto è che appunto i comandi, come ho detto, non sono male, ma sono migliorati. Cioè la maggior parte della difficoltà proveniente da questo gioco qua è più per i comandi che per l'effettiva difficoltà prevista per il gioco. Che effettivamente i comandi poi sono roba prevista per il gioco, però penso che sono migliorabili davvero. E poi anche il fatto che vada così lento, io tipo suppongo che sia a causa del fatto che c'erano tanti filtri grafici sullo schermo che rallentino un po' il gioco. Vuol dire, non è ancora impostabile bene la grafica, io sono fiducioso che lo sarà, però non confermo niente, cioè, vuol dire, spero. La mia è una speranza, perché appunto il gioco è bello a vedersi quanto mi pare, però preferisco un gioco un pochino più crudo. Anche questi effetti qua di luce fortissimi non mi fanno impazzire, dico la verità. Servono più per fare grafica, però in realtà non è che sono particolarmente importanti, anzi qui sono qua ne abuso abbastanza. Non è che sono qui per parlarne male del gioco, sono qui per parlarne abbastanza bene. Per mostrarlo così. Perché l'ho scaricato, è bello, e ho detto che l'ho messo sul mio canale perché voglio mostrare cose belle sul mio canale. Ok, vorrei salire, spero che questa musica qua del cazzo non mi dia problemi di copyright, perché è abbastanza cantata, quindi vorrei evitare cazzi, però non penso, cioè vuol dire, un sacco di gente ha fatto video di Cityscape, non ho mai avuto problemi, non vedo perché questa musica qua. Ma vaffanculo, posso salvarmi? No. Meno male che c'è il checkpoint. Mica tanto avanti, però. I nemici neanche li cavo. Non so se ha preso il coso, no. No, merda! Io non li prendo più quel cazzo di ring. Tanto non servono un cazzo, cioè per prendere delle vite, wow, chissà che guai. Fanculo. Vabbè, ok, come appunto ho fatto vedere appena. Ricordare il gioco è più proveniente dai comandi che dall'effettivo. Ecco, per esempio questa cosa qua è una cazzata. Se non sclero prima della fine di sto coso. Fanculo. Ok, allora qui c'è il turbo, lo prendo, vediamo se riesco a farlo senza morire. Merda! Allora, sto gioco qua è in alfa, quindi non devo arrabbiarmi. È bella, bella la grafica. Calmati, Realtime Fox, non urlare. Che tardi, non urlare. Passo della vita. Cazzo, gioco di... Ok, calmo. Devo stare calmo. Cosa succede se avevo tutte le vite? Game over. Allora, il problema di base di questo gioco qua l'abbiamo appena visto. I comandi sono progettati ancora male. Non dico che siano progettati male
sul nascere, però sono progettati veramente col culo. Riproviamo a fare quella cosa lì con... Sonic Cavaliere, dai. Tanto per vedere com'è. Veramente, adesso io... la spada! Sicuramente non la posso usare, però ce l'ho. Davvero che tipo è... è orientato su, con le animazioni, su, sulla spada e tutto. Cioè, è molto curata come cosa. Prendiamo i ring, se non, non penso mi servano, sono fuori da un livello. Sky Fortress, andiamo alla Sky Fortress. No, qua il numero di skin di questo gioco qua è veramente enorme. Cioè, addirittura Sonic X, Sonic Boom. Che il design, a mio parere, è abbastanza... poco interessante. Non dico brutto, perché non è, che è vero, non è vero che è brutto, cioè è normale. Però non è particolarmente che dici wow, è fantastico. Dici è carino, sì, cioè... probabilmente quello vecchio è meglio, tutto qua. Comunque tanto non, non va a sostituire il design classico, è proprio un universo alternativo della, dei sviluppatori che poi fanno i giochi di Sony, visto il grande successo, quindi... non è che lo dico contro Sony Boom, non ho mai giocato. Però è stato un successo completamente. E a livello di recensione. Mi sembra improbabile che rivedremo quei sviluppatori al lavoro su Sony. Teniamo un po' la telecamera perché non mi piace troppo così. No, vuoi prendere i ring. Ecco, una cosa che odio è il salto mirato. Non mi è mai piaciuto nei giochi di Sonic, ma mai. Ok, prendiamo un'altra strada, ma non voglio prendere quella di... mi sono salvato. Ripeto, io non vedo l'ora. Fanculo, però mica c'è la faccia di robot sopra, scusami. Vabbè. Niente, andiamo avanti. Stavo per soccombere, madre. Ma sì, soccombiamo, via. Tanto provo che succeda. Poi veramente, se prima c'è la faccia di robot sopra qualcosa, io non l'ho notato. Sembrava tipo uno smeraldo rosso, non ne so, non mi sembrava una trappola. Un'altra strada. C'è un'altra strada, io prendo questa, vaffanculo quella parte sopra. Guasta, non funziona. Ok. Che cazzo? Eh? Ok, non so che cosa sia successo. Vedete qua, diavolo c'è in questo modo. Ah, è l'icona di Robotnik, però non c'è la sua faccia. C'è la sua faccia, ma vabbè. Non posso andarci. Qui è da dove sono arrivato. Vediamo un po' cosa succede qui. Devo andare qui. Graficamente è bello, però veramente è troppo pesante qua adesso. Tipo, quando metteranno la possibilità di impostare no, questi cosi qua non funzionano, cazzo. Ah, questo qui funzionava, che miracolo proprio. Veramente, i comandi vanno perfezionati non poco. E anche sta cosa qua dei cosi che per me l'hanno progettato veramente male. Non lo posso entrare qui dentro, non è che mi uccide. O la valla spacca. Ok, potevo andarci. Beh sì, insomma, adesso mi avete sentito solamente lamentarmi in queste parti, questo è vero, però... non darmi un motivo per lamentarmi, ok. Avete detto solamente lamentarmi di questo gioco qua, perché appunto solamente perso, quando uno perde nei giochi il suo istinto primordiale lo spinge a lamentarsi, però il gioco non è male, cioè appunto l'unico difetto che ho riscontrato sono i comandi che appunto non sono ancora stati progettati bene 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 e non mi piace il salto di lato, quindi, però è una cosa che ormai fa parte di Sonic, quindi non mi lamento più. Diciamo che in ogni caso è un gioco abbastanza fatto bene, sia graficamente, perché cazzo, graficamente, vabbè, penso che molta roba è importata dai giochi di Sony, però personalmente mettere assieme tutto questo c'è un lavoro dietro. Poi
poi sì, cioè il gioco in sé comunque anche progettato. Non so come ho fatto, però ok. Ah, con quadrato faccio quella roba? Vabbè, e qui finisce Sky Fortress. Dopo aver passato l'inferno per finire ce l'abbiamo fatta. Grado sicuramente schifoso. B, non è male. E ci vediamo al prossimo video, ciao!